Ben ritrovati amici di Gossip Mania, ben ritrovati qui su Teleprima come ogni pomeriggio. Siamo prontissime per parlare, per chiacchierare di tutto ciò che è successo in queste ultime 24 ore. Prima di tutto, ben ritrovata Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Noi siamo prontissime per parlare di tutte le novità di questa settimana, possiamo dire, perché c'è stato un interessantissimo botta e risposta su uno degli argomenti che ci sta sicuramente più a cuore. Infatti una delle storie d'amore più chiacchierate dell'ultimo periodo, anzi possiamo dire degli ultimi mesi, quindi in questo lasso di tempo molto molto ampio, ebbene sì, ha parlato l'ex di Diletta Leotta e chi ha risposto? Gianni Aman, quindi un triangolo proprio in senso letterale, possiamo dire. Finalmente insomma abbiamo avuto qualche certezza su questo rapporto, perché si taceva e si è taciuto a lungo e l'unico ad esporsi sempre è sempre lui. Il nostro Gian. Eh sì, Gian si è esposto fin troppo, però facciamo un passo indietro perché ha parlato proprio Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, ex precedente all'aver conosciuto proprio Gian Aman, un pugile professionista, super bad boy, tutto tatuato, da questo fare anche molto aggressivo, però in realtà ha un cuore super tenero, come un capita cucciolone. Un cucciolone sicuramente ferito da questa nuova frequentazione molto seria di Diletta. Chissà se magari si nasconde proprio un passo che il ragazzo non ha voluto fare, poi è arrivato Gian e gli ha rubato la bici, per così dire. Sì, amici amici, però in realtà loro non si conoscono, quindi vabbè. Comunque la storia tra lei e l'ex, il pugile, insomma, è andata avanti per un bel po' di tempo. Ricordo che alcune mie amiche mi inviavano le foto e dicevano: in realtà questo è il tipo che va oggi, cioè tutto tatuato, vero, tutto muscoloso. In realtà però forse Diletta, nonostante la sua apparenza, punta al cuore gentile dei ragazzi, tant'è vero che insomma sono entrambi sulla stessa lunghezza d'onda, quindi molto dolci, anche nei suoi confronti hanno delle attenzioni particolari, quindi sicuramente insomma non è tutto oro ciò che luccica, ci sono dei problemi al di sotto che ancora non siamo riusciti a scoprire, però credo che con le nostre antennine riusciremo a sgamare qualcosa. Il nervo scoperto sicuramente ce l'ha ancora, infatti ha rilasciato questa lunga intervista nella quale ha parlato proprio del suo rapporto ormai finito da tempo con Diletta Leotta, cercando di aprirle anche un po' gli occhi. Ha detto: stai attenta, il nostro era vero amore, non quello attuale con Gianna, anche perché si corre troppo, si bruciano le tappe, quindi troppa pubblicità, c'è sicuramente qualcosa sotto. Qualcosa sotto ci potrebbe anche essere, perché l'avevamo anche detto, però devo dire la verità che forse il suo non rispondere, quello di Diletta, a tutte queste accuse e magari anche non rispondere alle dediche di Gian Aman fa pensare che probabilmente della coppia sia lei quella lì un po' più con i piedi per terra. Sai, a volte succede nelle coppie, c'è chi va più avanti, chi è più romantico, chi è di pancia e chi invece è un po' più freddo. Può essere che Diletta, nonostante appunto tutte le storie passate, perché anche lei ha sofferto molto, e devo dire che non ha messo alla berlina i suoi ex, ha cercato di mantenere un riservo sulla sua vita, ma ovviamente non c'è riuscita. Come sempre. Quella con Daniele era comunque stata una storia d'amore molto intensa, infatti a differenza forse proprio del modo di agire con Gianna attualmente, spesso erano protagonisti di scatti anche bollenti, particolari, molto vicini, passionali, video, quindi avevano una vita social molto molto più attiva di quella attualmente di Diletta e Gianna, che stanno cercando ancora un po' di preservare il loro amore. Ovviamente Gian si è esposto in una maniera, possiamo dire, persino esagerata forse, poiché è un amore che è nato da poco. Però, come hai detto tu, giustamente Diletta continua ad andarci con i piedi di piombo. Ti devo dire che nella serata di ieri, non so perché non me lo chiedete, però sono andata a rivedermi le foto, le prime foto di Gian e Diletta. Non lo so, avevo un dubbio, volevo guardare se effettivamente attraverso gli occhi di Diletta trasparisse qualcosa in più, perché si sa, gli occhi sono lo specchio dell'anima. All'inizio dovrebbe essere tutto bellissimo, perfetto, tutto stupendo. Devo dire che rispetto a Gian c'era un luccichio in meno, però forse, insomma, può anche essere, sai, noi donne siamo un po' così, quando veniamo ferite per tante volte siamo un po' più fredde, però si capisce dagli occhi se c'è quel luccichio oppure no. Probabilmente lei, avendo insomma
fatto notare la sua personalità, sicuramente, insomma, quello che nasconde è la vera Diletta, che probabilmente ha conosciuto il vero Gian, perché sicuramente il fatto di essere protagonista di alcuni scatti bollenti è una nota dolente per molte starlette, perché abbiamo visto che poi riemergono anche a distanza di anni e tutti puntano il dito contro queste ragazze. Può anche essere che, insomma, con la maturità abbia cercato anche di instaurare un tipo di rapporto diverso. È verissimo, anche perché Diletta, come abbiamo detto, ha sofferto, ma forse molto spesso, proprio quando si vede un ragazzo, un uomo come ovviamente Gian, molto deciso, convinto, tanto da fare subito un passo importante, la prima cosa che si pensa è dov'è la fregatura, e quindi giustamente si prende tempo, è naturale. Sai, un tempo si pensava, le generazioni vecchie, che quando si metteva in mezzo, insomma, il matrimonio, detto in gergo, era perché c'era un bimbo in arrivo. Oggi queste dinamiche sono cambiate, perché effettivamente, insomma, le gravidanze non spaventano più queste ragazze né i ragazzi, però sicuramente è il sentimento a spaventare molto le persone. Sì. L'abbiamo visto che Gian sembra essere partito come un treno, insomma, va avanti senza fregarsene poi anche di quelli che sono i commenti negativi oppure no. Invece Diletta è come se stesse assorbendo questi colpi e magari un giorno scoppierà, chissà. Io non credo che Diletta stia pensando alla maternità ancora, perché lei è molto attenta alla carriera, quindi è giovane, al culmine di tanti progetti, quindi secondo me ci starà pensando bene anche per questo. È arrivata infatti in un'altra intervista poi anche la risposta di Gianni Aman, che ne ha approfittato sia per uno shooting fotografico, ovviamente, che non fa mai male ovviamente per tutte le fan, ma soprattutto per chiarire un po' di aspetti. La prima volta che ha parlato ufficialmente del legame, perché poi nell'intervista precedente avevano anche chiesto all'ex di Diletta Leotta: tu sai se effettivamente sia fidanzata? E lui ha risposto: certo che lo so, è fidanzato ufficialmente, quindi ormai lo sanno tutti, ed ha confermato il legame particolare tra Gian e Diletta. Lo stesso Gian che è tornato proprio sull'argomento matrimonio e ha detto quello che noi abbiamo sempre dichiarato, cioè noi turchi siamo fatti così, amiamo senza remore, senza troppi pensieri razionali, e soprattutto ci lasciamo andare. Quindi mi sentivo di fare questo gesto, di chiedere la mano di Diletta, anche se non ha mai nominato proprio il nome proprio della persona, ma ovviamente il soggetto era alquanto chiaro, però sicuramente qualcosa ancora da fare ce l'ho in cassaforte, quindi non tutto ciò che è emerso sui giornali è ciò che poi effettivamente farò e ho fatto. Devo dirti la verità, non so per quale motivo, però vedo molta ingenuità in questi discorsi, molta purezza, nel senso che non ci vedo cattiveria e non ci vedo, sai, quelle cose strategiche che di solito si sentono. Non so perché, però io vado molto a pelle. Da parte di Diletta, ti ripeto, se all'inizio avevo un'opinione un po' negativa di lei, devo dire che col passare del tempo, mettendo da parte, insomma, quella che è la sua vita, poi la sua carriera, credo che possano essere una coppia abbastanza equilibrata. Lui va avanti come un treno e lei invece è quella con i piedi per terra, quindi ci stanno le due cose. Sì, che poi effettivamente rispecchia comunque il tipo che piace, non sì, solo alle donne, ma alla stessa Diletta Leotta. E poi penso che con un carattere forte al tuo fianco devi avere per forza una persona un po' più morbida, perché altrimenti si va a scontrarsi. È uno scontro continuo. Esatto, continuamente, quindi ci sta anche magari uno dei due che è più preso, sia più romantico, fa parte della coppia. La mia paura però è sempre questa, perché quando si inizia così velocemente, poi si arriva ad un punto di grande confusione in cui non si riesce a capire se quello che si è vissuto è reale o è stata una favola, quindi sì, auguro loro, insomma, di avere ben chiaro il percorso da fare. Su Daniele e l'ex Diletta possiamo soltanto dire: è tempo di voltare pagina, fattene la ragione. Beh, avanti Daniele, vai, su, avanti, dai. Sei un bel ragazzo, sei famoso, quindi sicuramente non gli mancherà modo di conoscere altre donne. No, ma non credo che sia lì a piangere col fazzolettino, insomma. Credo che sia semplicemente stato toccato nella sua virilità, sai com'è? Eh sì, come spesso capita. Cambiamo assolutamente argomento e preparate i fazzoletti, perché le ultime puntate dell'Isola dei Famosi sono state, ahimè, tragiche, nel senso disastro letterale del termine.
termine, perché il 90% del tempo, oltre Eva Zanicchi che finalmente ha twerkato con Elettra Lamborghini in questa scena fantastica che aspettavamo ormai da mesi, poiché era una promessa, quindi hanno fatto bene a togliersi subito il dente, ha visto praticamente piangere chiunque. Sì, tutti. Tutti, tutti in crisi. Tutti, chiunque, anche in un momento qualsiasi in cui si girava canale, si vedevano queste persone che piangevano. Io all'inizio sono rimasta un attimo spaventata, perché ho detto, è morto qualcuno. È successo, esatto. È successo qualcosa di tragico, perché con l'isola non si sa mai come va a finire. È vero, è vero. Infatti tutti sono stati protagonisti di un momento abbastanza commovente, ovviamente ognuno per motivi diversi. Ritornando solo un attimo sul twerk, abbiamo visto questo trenino ovviamente con Elettra Lamborghini che guidava il momento dance. Anche Ilary Blasi si è prestata alla cosa, Eva Zanicchi bravissima e Tommaso Zorzi che ovviamente era nel suo. Ovviamente, quello è stato il momento, proprio un epic fail sulla riuscita, infatti c'è ancora abbastanza da lavorare, però è stato simpatico, diciamo. Però così. Devo dire che Tommaso, con quell'abbinamento, insomma, scarpino, giacchina, ha fatto un po' discutere, perché insomma trovarlo quel colore, guarda che non è molto semplice. Poi precursore delle mode, perché sarà trend, ho letto, dell'estate, purtroppo la scarpa in gomma lanciata da un noto stilista, quindi dal dubbio gusto sicuramente, soprattutto le scarpe eleganti riadattate in gomma, infatti abbiamo visto questo mocassino un po' particolare. Ritornando sulle lacrime, ahimè, abbiamo detto che hanno pianto tutti. Si è iniziato con Elisa Isoardi, che ha pianto poiché si è ricongiunta con questo rapporto particolare con la madre, le ha chiesto scusa, quindi è stata una scena anche abbastanza intensa per delle problematiche ovviamente pregresse rispetto all'isola e delle cose molto intime e personali. Diciamo che questo è un tasto un po' particolare, quando si parla dei genitori si entra sempre in una sfera privata che, su cui è difficile anche esprimere un giudizio. Partita dai motivi più seri per poi finire a quelli meno seri e più leggeri. Sì, anche perché insomma i genitori sappiamo sono una parte importante che ci portiamo per sempre dentro, quindi avere anche un piccolo disguido, non so se ti è mai capitato quando eri piccina, che la cosa peggiore non era ricevere uno schiaffo, ma guardare lo sguardo di tua madre o di tuo padre, insomma, un po' deluso, e questo ce lo portiamo dentro. La possibilità di deludere i nostri genitori o anche di litigare è un cruccio che, insomma, ci accompagna per tutta la vita. Per fortuna è riuscita a chiarire, anche se a distanza, con la madre, quindi una storia assolutamente terminata bene. Momento di grande commozione, rimaniamo comunque sul serio anche per Valentina Persia, che ha parlato del suo bellissimo rapporto con i figli, che ovviamente le mancano tantissimo, ma anche della depressione postpartum che ha avuto, quindi ovviamente nel rivedere l'immagine anche dei figli, di questo cuscino che ha con i volti dei figli, si è commossa in particolar modo. Diciamo che sulla depressione postpartum se ne parla poco e si sa poco. In realtà bisognerebbe, insomma, aprire una pagina grandissima, perché effettivamente siamo abituati, nel caso di Valentina Persia, a vederla sempre sorridere, quindi ad essere la promotrice del sorriso. In realtà ha nascosto poi una parte molto importante poi della sua vita, perché la nascita di un figlio è spettacolare, però porta con sé poi anche a livello ormonale alcuni squilibri. E lì, insomma, cercare di trovare la via d'uscita è un po' più complicato, soprattutto se non si ha qualcuno accanto che ti accompagna nel percorso. È verissimo, invece drammi molto più leggeri, possiamo dire, di noi altri, per i cosiddetti influencer o comunque per i personaggi più noti del mondo dello spettacolo e anche più giovani. Infatti record già di crisi e dramma per Andrea Cerioli, che alla prima notte sull'isola già l'ha passata tutta piangendo. Ovviamente non si aspettava che la vita dell'isola fosse così dura, ebbene sì, non è tutto mare, sole, cocchi e robe varie. Infatti ha detto che è difficile dormire tra le blatte, con il freddo, la pioggia, vivere di stenti, senza mangiare. È un po' il cachet, se lo devono pure guadagnare, direi, no? Diciamo, poi si sa. Cioè, non è che si va lì per fare le gare giusto il giorno della puntata e poi si va in hotel. Insomma, si sa come funziona l'isola dei famosi, è così, cioè non c'è niente di strano. Fatto sta che, insomma, anche con le lacrime si è dimostrato essere, diciamo, dal punto di vista dei social, il
preferito da tutte le donne, perché dimostra comunque di essere un uomo, però allo stesso tempo di avere un cuore. Un tenerone, anche lui. Un cucciolone. E infatti sempre, come avevamo previsto, per il momento ha scosso un po' la situazione, quindi effettivamente sta risultando tra i preferiti. Chi invece costantemente non è tra i preferiti è Girocca, che abbiamo visto anche in altri talent negli scorsi anni e che ha un'altra drammatica mancanza, quella della fidanzata, ahimè. Come si farà? Un dramma che è difficile da superare, infatti... Come, scusami se ti interrompo, cioè, non è che ovviamente c'è la lacrimuccia, cioè, c'è proprio un pianto. Sì, un pianto, infatti li possiamo vedere tutti in galleria perché siamo stati cattivissimi, quindi in grafica avete tutte le immagini dei vari pianti. Diciamo che è un po' esagerato, su. Cioè, capisco che magari il distacco può provocare un po' di tristezza, ma da qui, insomma, ad avere dei fiumi che escono dagli occhi è un tasto un po' particolare questo. Sì, forse lo stress effettivamente, spero. Una situazione di sopravvivenza un po' particolare. Poi c'è Awed, che finalmente ho capito chi sia, perché non ne avevo la minima idea. Esatto, e anche il perché di questo nome, con nome d'arte, fortunatamente. Sì, sì. E è uno youtuber semplicemente che fa questi video simpatici su YouTube, nei quali il 90% delle volte grida o comunque comunica delle cose su se stesso. È una persona tranquilla che fa anche corsi di meditazione proprio attraverso... Infatti ha sclerato anche lui. Anche lui questa volta non c'entrano le fidanzate, figli e così via, perché sembra che non ne abbia, bensì si sente solo perché ha litigato, ha questionato con vari naufraghi, anche varie polemiche con Vera Gemma, quindi nell'ascoltare la voce del suo amico dagli studi ovviamente dell'isola ha avuto un crollo, si sente solo, non si sente compreso, un po' le solite dinamiche, insomma. Questo è il problema un po' di tutti, lo spirito di adattamento o lo si ha o non lo si ha, e probabilmente deriva anche dal fatto che non si è abituati a stare soli. In realtà, vero, invece bisognerebbe iniziare prima a stare bene con se stessi e poi magari a cercare la compagnia altrui. Questo è il meccanismo dell'isola che mi piace, perché vengono fuori magari anche problemi che quotidianamente non conosciamo, ma che poi in realtà sono propri, quindi diciamo che riuscire a superare anche questi passaggi della vita permette poi anche di essere più forti nel futuro. Per il momento infatti sono le donne quelle che convincono di più, come al solito, con maggiore spirito sia di fare gruppo, di parlare, di confidarsi, ma anche spirito di adattamento ovviamente alle difficoltà. Sì, anche perché dalle immagini che si vedono dei daytime gli uomini sono sempre a prendere il sole, in acqua, piangono, cioè, insomma, le immagini sono queste. Siamo abituati invece alle immagini degli uomini nelle edizioni passate, che andavano insomma a pesca, a ricercare, sai, animali particolari Anche per ammazzare il tempo, perché sennò effettivamente che fai tutta la giornata? E invece no, si capovolgono i ruoli e sono le donne, diciamo, a guidare il gruppo e ad essere poi anche, come nel caso di Vera Gemma, alcune proprio delle più spinose, che creano poi dinamiche interessanti all'interno del gioco. Vedremo cosa accadrà, intanto ci gustiamo un po' di pubblicità e torniamo a Gossip Mania tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it.
Ben ritrovati amici di Teleprima, amici di Gossip Mania. Stavamo parlando un po' delle dinamiche dell'Isola dei Famosi, degli ultimi amori, gli ultimi triangoli, le ultime polemiche. Ora invece, cara Elvira, parliamo di una zuffa. Agli argomenti che ci piacciono. Una zuffa in grande stile e chi ha come protagoniste ovviamente Tina e Gemma. So che non sei meravigliata. Me lo aspettavo, però devo dire che dalla puntata non si capiva tanto come sarebbe andata a finire il tutto. Però effettivamente, insomma, c'è guerra tra le due e devo dire che si stuzzicano a vicenda, anche perché quando Tina è tranquilla poi c'è Gemma pronta lì, insomma, a cercare di trovare il modo per litigare. Eh sì, anche perché sicuramente ci marciano un po' su questa dicotomia, su questo rapporto non idilliaco, anche se in realtà si divertono tantissimo, fa parte anche un po' dello show. E la stessa Maria poi è particolarmente divertita quando accade, soprattutto in studio, questa volta persino extra studio, sì, nel parcheggio esterno con Tina che è andata a rincorrere praticamente Gemma per parlarle di tutto il suo disappunto. Appunto, sulle ultime marrachelle della stessa. Diciamo che era importante questo passaggio perché non poteva far sì che Gemma, che una delle due si allontanasse senza sapere effettivamente cosa l'una pensava dell'altra. Diciamo che le puntate, tranne quando ci sono i giovani al centro studio, sono sempre così. E devo dire che ci sono state alcune parole dette dalla stessa Tina che mi hanno fatto pensare, anche perché gli ultimi amori di Gemma, se così vogliamo dire, fanno un po' pensare. E quello che Tina ha detto è che effettivamente lei ricerca persone solo per stare a centro studio, che probabilmente, insomma, è anche ha un pizzico di verità questa critica. Sì, anche perché sono 11 anni che Gemma è in quello studio, quindi nonostante questa spasmodica ricerca dell'amore, però effettivamente tra interviste, tra copertine, cose varie, programmi veramente di tutto, la vediamo ovunque, anche sui social, quindi sta creando un po' un personaggio, anzi ha già creato la stessa Gemma in questi anni un personaggio che in qualche modo deve portare avanti anche nei periodi in cui la sfera sentimentale dimagra. Non va bene, esattamente. Diciamo che ci sono poi anche delle voci, se nella puntata di ieri, insomma, hanno fatto vedere questo appuntamento che c'è stato tra Gemma e Domenico, che insomma fa capire fin da subito che non c'è interesse per Gemma nei confronti di questi uomini che si presentano a lei e cercano di rapirla da quello studio, ma non ci riescono. Però al di là di tutto, insomma, il litigio tra Tina e Gemma è un qualcosa di già visto, però quando c'è stata, insomma, la caduta in studio, Tina è stata l'unica che ha avuto una reazione un po' più seria, tant'è vero, sì, che si è preoccupata, quindi sì, è un amore odio male, effettivamente. Poi le metodologie utilizzate da Tina per far arrabbiare Gemma sono veramente fantastiche, persino una volta le ha buttato dell'acqua, sì, piuttosto che questa mummia, sua immagine e somiglianza, le canzoni un po' divertenti, un po' sfottò quando Gemma arriva in studio e quindi deve percorrere questo tragitto, quindi veramente qualunque cosa, anche alla fine il giorno del suo compleanno, del compleanno di Gemma che hanno passato in diretta, Tina è stata particolarmente carina con questo biglietto scherzoso, ma anche con una torta, quindi questo rapporto secondo me è anche per il modo di Tina per proteggere un po' l'ingenuità di Gemma, perché effettivamente ce n'è troppa. È troppa, ma probabilmente anche questo suo ricercare continuamente l'amore dovrebbe rassegnarsi ad un certo punto. Insomma, diciamo che ad una certa età bisognerebbe creare dei rapporti sentimentali un po' più profondi, ecco. Invece la vedo ancora ferma ai 15-16 anni, volendo ricercare, sai, questo rapporto perfetto che si vive una sola volta nella vita, purtroppo, perché insomma il primo grande amore è quello che ti porti poi dentro e sul quale cerchi poi di costruire le relazioni future, ma se fai così saranno tutte fallimentari, quindi insomma la brutta copia poi della precedente che, esatto, cerchi di replicare. Errori di valutazione, dicevi, di Domenico. Infatti Tina ha detto assolutamente: Gemma, evidentemente non ti piace perché è tuo coetaneo, mentre a te piacciono i ragazzi più giovani, quindi subito la frecciatina.
ma soprattutto possiamo dare questa anticipazione che ci stiamo tenendo non so da quanti giorni. Prima della puntata, poi ne parleremo sicuramente perché ha qualcosa di clamoroso. Sembra che Gemma sia uscita nuovamente con il baby Nicola. Il baby Nicola ritorna sul grande schermo. Guarda un po'. C'è stato questo litigio già nella puntata che hanno mandato in onda ieri tra Gemma e Nicola, che ha fatto pensare che in realtà da parte di Nicola si è capito non c'è nulla, ma Gemma è ancora attaccata a questa immagine ormai per il periodo di magra, secondo me. Sempre per il periodo di magra, e sta ricercando insomma quell'affetto da parte di Nicola, che lui l'ha detto, insomma, è come se fossi un'amica, insomma, più di questo. Pensavo una mamma, c'è. Una nonna. Una nonna, una zia, non so. Anche perché Nicola tende sempre a sottolineare questa differenza di età e quindi anche il modo in cui Gemma instaura i rapporti. Questa, insomma, questa novità di questo incontro fa pensare, perché sicuramente da Gemma vedremo la sua entrata trionfale, contentissima, con i tacchi, tutta trasognata, mentre Nicola, insomma, andrà semplicemente a cenare a casa di Gemma non aspettandosi nulla di che. Andando via poi subito dopo la fine della cena, molto probabilmente. Noi intanto, mentre aspettiamo aggiornamenti, siamo veramente molto curiose, attendiamo anche i vostri commenti, cambiamo argomento, poiché come al solito siamo un po' lunghe sui tempi, parliamo dell'ultimo argomento e degli ultimi personaggi, ritorniamo in casa Ferragnez per la gioia di tutti. Ormai il mondo è diviso, sì. I pro e i contro, quindi veramente c'è una divisione netta tra il modo di fare, il modo di gestire questa nuova nascita di Vittoria e ovviamente chi non ha gradito determinate operazioni della famiglia Ferragnez, per così dire. Però possiamo partire da due punti molto precisi, sempre nella giornata di ieri e nella giornata di oggi. Nella giornata di ieri la stessa Chiara Ferragni ha deciso di donare in beneficenza tutto ciò che è stato regalato e che lei ha in più, che ha ricevuto dalla nascita della bimba, quindi possono essere passeggini, tutine, soprattutto diciamo le cose un po' più importanti che possono servire alle mamme in difficoltà, quindi alla ricerca di un'associazione, ovviamente lei a Milano, di Milano, che possa raccogliere tutto e donarlo in beneficenza. Quindi su questo ovviamente nulla da dire. Su questo nulla da dire, anche perché come al solito le fa onore. Il problema è che tutto ciò che viene da Chiara e da Federico ha sempre un risvolto molto negativo, purtroppo. Devo dire che come iniziativa è importante, perché soprattutto in questo periodo, insomma, anche avere un semplice passeggino è diventato un problema, perché insomma ci sono problemi economici, la pandemia ha frenato il sistema in tutto e per tutto. Eh sì, infatti poi la stessa Chiara Ferragni ha risposto anche a molte critiche che ha ricevuto anche per questo gesto, ci è rimasta nuovamente male di tutte le critiche, di tutti i commenti negativi per questo suo atto di solidarietà, ma giustamente molto spesso l'ha fatto vedere anche nei video e nelle sue stories, ha avuto veramente tanti regali da parte di amici, anche di brand molto noti, quando poi ovviamente sono tutte cose superflue. Quindi abbiamo ammirato oggi la piccola Vittoria con una tutina niente male, tutta leopardata, tutta griffata. Infatti Federico subito l'ha etichettata, dice: ah sì, una tutina molto sobria oggi. Vabbè, però insomma si sa che le mamme amano giocare soprattutto con le figlie femmine, insomma si divertono anche nell'abbigliamento, perché quando si è piccine, insomma, anche vestirle da adulte fa sorridere. Effettivamente, insomma, questi outfit rientrano proprio nello stile Ferragnez, perché insomma l'aggressive è uno stile che ritroviamo proprio sia in Chiara che in Federico. È verissimo, oggi poi una serie di video, ovviamente ugualmente seri, da parte di Fedez, di Federico, che ha lanciato dei messaggi, possiamo dire, per la comunità, messaggi importanti che parlavano appunto della libertà di espressione. Dopo alcune polemiche, ovviamente non entriamo in merito perché sarebbe un discorso troppo ampio, alcune polemiche derivanti da alcune dichiarazioni sugli omosessuali, ha parlato appunto che così come li hanno interpellati nel momento in cui serviva un aiuto per quanto riguardasse le maschere
mascherine, l'uso della mascherina, devono comunque accettare anche le loro idee e ciò che loro pensano determinati frangenti contro delle dichiarazioni che stanno comunque facendo il giro del web. E quindi hanno ribadito, in particolar modo Federico, la loro propensione ovviamente alla libertà di espressione, soprattutto nel 2021 in un paese come l'Italia, cosa che dovrebbe essere scontata e che invece non lo è. Che dovrebbe essere scontata, esatto, e non lo è, anche perché nel passato, insomma, Federico è stato poi anche vittima di ampie accuse proprio in relazione al problema dell'omosessualità, perché si erano andate a ricercare delle parole all'interno dei suoi testi e venivano utilizzate proprio contro di lui. Quindi c'è stata anche in quel caso una grande polemica, perché magari una parola di troppo all'interno di un testo viene poi strumentalizzata da chi ascolta proprio per buttare fango anche sugli artisti. Devo dire che in ogni caso, insomma, Fedez ha questa particolarità, cioè di fare anche delle stories in cui parla effettivamente senza distrazioni, quindi avendo soltanto il telefonino davanti e spiegando quali sono le motivazioni legate anche ad un'affermazione o nel caso specifico di situazioni così importanti. E questo permette anche di carpire qual è la preparazione dello stesso Fedez. Oggi siamo abituati ad un mondo in cui scrivere canzoni è un qualcosa di comune. In realtà per i rapper o magari per coloro che fanno parte di questo mondo e ci credono realmente, alle spalle c'è uno studio profondo delle dinamiche sociali per poterle poi raccontare anche in maniera melodica all'interno dei testi. E questo giustifica anche la partecipazione a tematiche fondamentali come quella dell'omosessualità. È verissimo, infatti sono sempre messaggi molto importanti e giustamente, così come quando divulgano dei video anche abbastanza leggeri nei momenti di noia, perché anche in quel caso è stato criticato, sì. Ma diceva giustamente: io sto guardando mia figlia dormire, quindi è normale, mi sto annoiando e faccio dei video, come spesso capita anche a noi a casaccio, così parlando del nulla, del ciambellone che utilizzava per mantenere i neonati ovviamente tra le braccia dei propri genitori, ma al contempo capitano ovviamente, quando succedono degli episodi particolari, di trasmettere dei messaggi che possano comunque dare un contributo alla comunità, anche perché si parla di personaggi molto molto seguiti, quindi perché non provare a smuovere le masse? Un piccolo granello di sabbia però poi costituisce una spiaggia. Diciamo che loro rappresentano forse il simbolo degli influencer, perché effettivamente influenzano da tutti i punti di vista, dall'abbigliamento fino alle azioni, chi li segue. Basti pensare a quanti acquisti ci sono stati sul sito di Chiara. Sold out, tutto. Per gli abitini della piccola Vittoria. Il pigiama. Quindi insomma fa pensare, ed è giusto anche identificarli come veri e propri influencer, perché utilizzano e strumentalizzano il Instagram proprio per dare dei messaggi importanti, cose che invece non vediamo dagli altri influencer. Eh no, si limitano a pubblicizzare comunque prodotti o a fare storie su altro, business come diciamo sempre. Almeno sono furbi, diciamo così. Bisognerà vedere quanto dureranno, però chissà, c'è sempre questo punto interrogativo. Noi, cara Elvira, siamo in chiusura. Ci vediamo domani. Eh sì, ci vediamo domani e per tutta la settimana ovviamente vi terremo ancora compagnia. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie a voi che ci seguite ogni giorno. Appuntamento a domani e soprattutto buon pomeriggio.